Sindaco Giacomo Chiodini, a che punto sono i lavori per il nuovo magazzino di Amazon e quando è attesa l'apertura? Ma dalle notizie che abbiamo, ovviamente tramite Amazon e tramite la Generale Prefabbricati che realizza il centro logistico, entro i primi giorni di agosto i pacchi che ora vengono ricevuti in tutta l'Umbria non partiranno più da Fiano Romano, ma proprio qua da Magione. Che problemi porrà l'arrivo di Amazon dal punto di vista della viabilità all'interno del suo comune? Ma noi speriamo di aver risolto larga parte dei problemi con la rotatoria allo svincolo di Magione, all'uscita del raccordo Perugia-Bettolle. Certamente con Amazon e anche in considerazione della presenza di un'altra piastra logistica importante, che è quella di Eurospin Tirrenica, abbiamo definito un po' una serie di passaggi che evitano il percorso all'interno del centro abitato di Bacanella dei mezzi, che è un po' la nostra preoccupazione principale come impatto, soprattutto rispetto ai cittadini. Nei giorni scorsi lei ha avuto modo di incontrare i sindacati per quanto riguarda i posti di lavoro. Che conseguenze avrà Amazon per quanto riguarda appunto i posti di lavoro? Ma sicuramente è comprensibile la preoccupazione dei sindacati perché il tema dei contratti nel mondo della logistica, questo settore in così ampia espansione, è un tema di vera attualità. E nel caso di Magione, noi sappiamo che i posti complessivamente dovrebbero essere circa 100, 70 per autisti di furgoni e altri 30 invece all'interno del centro logistico, di cui la larga maggioranza sono i magazzinieri. I magazzinieri sicuramente all'inizio avranno un contratto di tipo interinale che speriamo possa nel tempo diventare un contratto a tempo indeterminato. Su questo credo che l'impegno dell'amministrazione e dei sindacati debba essere forte e tenendo anche in considerazione che comunque una parte invece fin da subito sono a tempo indeterminato e sono la parte non relativa ai ruoli di magazziniere. Amazon rappresenterà anche una sorta di attrattore per il territorio. Ci sono altre attività che hanno bussato alla porta del sindaco? Ma sembrerebbe aver creato un dinamismo. In realtà noi abbiamo storicamente Eurospin che già dalla fine degli anni 90 scelse qui un polo logistico che poi è diventato via via crescendo e che probabilmente crescerà ulteriormente. Poi con Amazon ovviamente Magione è balzata un po' le cronache perché la ricerca è una ricerca che loro hanno fatto con meccanismi di tipo scientifico e quindi i calcoli che sono stati fatti dimostrano che partendo e ritornando a Magione, la consegna delle merci per il resto dell'Umbria e in prospettiva anche per la Bassa Toscana ha delle performance di capacità, di tempistiche di consegna migliori che altrove. E quindi, insomma, ci si attende un po', già ora c'è una particolare attenzione, arriva già qualche informazione, qualche comunicazione che potrebbero esserci nel tempo ulteriori prospettive di crescita in termini di logistica. Certo, questo ovviamente deve essere compatibile con il nostro territorio che ha delle particolarità che devono sempre far avere a noi amministratori la prudenza e ovviamente anche a chi investe.